Di fronte all'austerità della morte, 25.000 aretini giacciono qui intorno a noi, in attesa della resurrezione. Di fronte all'austerità della morte, ci viene naturale riflettere insieme. Per noi cristiani, la parola antichissima, cimitero, è una parola biblica, importante. Nella lingua greca antica, coemeterion vuol dire dormitorio. È come affermare che i nostri sono addormentati nel Signore. Tant'è vero che la più antica preghiera che avete imparato tutti fin dall'infanzia, l'eterno riposo in attesa della resurrezione. Dopo la fatica del vivere, il riposo in attesa del Signore. Dio rispetta tutte le persone che ha creato. Non si perde nulla, dice il profeta. Quanti sono morti e attendono la resurrezione della carne possono contare sul recupero completo della persona. Purificati da tutte le turpitudini del mondo e dagli idoli, si risveglieranno nel Signore. Non solo attenzione per le cose terrene. È bello ridirci gli uni agli altri che Dio benedetto riesce a recuperare ogni persona, ogni corpo. Credo nella resurrezione della carne. Vuol dire, come insegna San Tommaso d'Aquino, il grande teologo, che ci riconosceremo perché Dio ci recupera con la miglior faccia che avemmo mai durante la nostra vita. Sarà possibile dunque rivederci, rincontrarci. Ecco perché questa celebrazione è al segno dell'attesa e della speranza. Bisogna allargare lo sguardo verso le cose che non sono puramente materiali. L'uomo non è solo quel che mangia. Siamo qui a ricordare un numero infinito di storie d'amore che hanno viaggiato negli ultimi 3 secoli intorno a questo campo, eretto dagli antichi aretini sotto la benedizione dell'Arcangelo Michele sulla prora della fortezza. La vita cristiana è come un percorso, un esodo personale. Tocca venir fuori dal male del mondo e incamminarci verso il progetto di Dio. Ciascuno faccia del suo meglio. Dice San Paolo ai Filippesi: io non sono perfetto, ma voglio diventarci. Noi stasera in cimitero
diciamo, accanto alla memoria dei nostri, non sono perfetto, ma posso diventarci, voglio diventarci. Paolo aggiunge che questa uscita dalla cattiveria del mondo va fatta di corsa, ed è molto bello che non ci si adagi sulle forme forse abbastanza pie e devote, ma Dio ci chiede di essere concreti, testimoni della speranza. Ce lo ridiciamo stasera, che alla fine del gioco, la vita è come un grande gioco, alla fine del gioco Dio, che è un padre buono, ha preparato per noi una festa come non ci riesce neanche di immaginarla. Alla fine tutti i dolori si sfigurano, tutto passa fuorché l'amore. Credo che sia importante ritrovare coraggio in questa testimonianza da dare alle generazioni che vengono. Dio ci attende. E per entrare nella sintonia, molti di voi sono padri e madri, Dio ci attende con la medesima dolcezza che avete voi quando un figlio ritorna a casa dopo un lungo viaggio. La nostra patria è nei cieli. Sant'Agostino dice, commentando Giovanni nella lettera ai parti, dice una cosa bellissima, che è un pellegrinaggio che facciamo, e in questo pellegrinaggio, ma ve lo immaginate un turista che si compiacesse delle lenzuola croccanti come una volta nel letto della taverna, che godesse per gli arrosti profumati il vino delizioso e si dimenticasse dei suoi che lo aspettano? Noi oggi siamo a fare così, a non dimenticare. Vorrei che nella memoria stasera, quanti ne siete qui, pensate come si chiamava tua madre, come si chiamava la tua nonna, il tuo nonno chi era, ricordiamoli un pochino bene, se no siamo qui a fare che cosa? Solo le opere di misericordia passano la soglia della morte. Credo che sia importante ragionare insieme su questa che è la pagina conclusiva del messaggio dell'Evangelista Matteo. E dice la concretezza di questo impegno. La fame dei popoli del mondo che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Ma aretini miei amati, anche in città c'è gente, come sanno benissimo i miei preti, perché alle nostre porte, se Dio vuole, la gente, i poveri bussano. C'è gente che davvero tribola. Vorrei che la presenza significativa e forte di sacerdoti che le chiese africane ci hanno mandato come missionari facesse ricordare quelle regioni, soprattutto dell'Africa orientale, dove la sete è un disastro. Non si sopravvive, è terribile. Credo che sia importante ricordarci che nel Vangelo, in quello di Matteo, al capitolo 25, andatevela a rivedere tutti, dice
l'accoglienza. Noi stiamo diventando egoisti. Voi che siete qui con me e che condividete con me i medesimi sentimenti, ma che faremmo se non fossero venuti dalle regioni lontane, dalla terra d'Arezzo, sacerdoti, sore, frati che siano venuti a soccorrerci? Non saremo neanche più buoni, egoisti come siamo, no? Non saremo neanche più buoni ad assicurare la messa domenicale a tutti. Se Dio vuole, vengono da lontano. Ma noi che siamo timorosi di perdere la pagnotta, andiamo dietro agli sciocconi che seminano il terrore in giro. Noi no, noi ci fidiamo del Vangelo che comanda appunto nel 25° di Matteo che bisogna recuperare la persona. I malati, i carcerati, altro che questa ondata di violenza che si vorrebbero le prigioni sempre più violente contro tutto e contro tutti. Noi, i padri costituenti di parte cattolica, hanno fatto entrare nella Carta Costituzionale il principio che la prigione o è un luogo di rieducazione o un serve a nulla, non è il luogo della vendetta, è il luogo dove la comunità un po' più sana si mette a coprire le nudità di chi ha sbagliato. Di fronte all'austerità della morte, solo la misericordia ci fa riconoscere come figli di Dio. Misericordia per i nostri cari, penso a un tema che è molto caro alla tradizione cristiana e aretina, al purgatorio, le anime sante del purgatorio. C'è un'attesa, un tempo di attesa, attesa della misericordia, ma misericordia anche per noi che, a cominciare da me, siamo dei grandi peccatori. Non possiamo sfidare Dio dicendo io sono giusto. Noi abbiamo misericordia, bisogno della misericordia, della paternità di Dio. Con questi sentimenti mettiamoci davanti al Signore in questo luogo particolare, dolcissimo di tutta la nostra città, e facciamo memoria dei vivi e dei defunti, dei bambini che crescono nelle vostre famiglie e di quanti sono affidati alla bontà del Signore.